Continuiamo con la cinematica e prima darò delle nozioni un po' più analitiche, cioè un po' più d'analisi. Allora, abbiamo detto che le equazioni di moto sono praticamente, descrivono quella che si chiama una curva in R3, chiamiamola phi, questa funzione phi di phi, che va da R in R3. E queste sono le equazioni di moto, l'immagine abbiamo detto si chiama traiettoria. Questa è un'equazione che va, è una funzione che va da un certo intervallo in R3. Abbiamo poi definito V di T come la derivata di P meno rispetto a T, che P meno era x di t più y di t j più z di t k. Allora, se il modulo di v è diverso da 0, che vuol dire che praticamente x punto quadro più y punto quadro più z punto quadro è strettamente maggiore di 0, x punto, y punto, z punto sono le componenti di v, se è maggiore di 0 si può definire la lunghezza della traiettoria o la lunghezza della curva L di t, L di phi, diciamo, via, uguale all'integrale tra A e B del modulo di V di T al quadrato, no, senza quadrato, il modulo di V di T, cioè, finiti, cioè l'integrale tra A e B della radice quadrata di x punto quadro di t più y punto quadro di t più z punto quadro di t in dt. Questo nell'analisi appunto è dimostrato che viene la lunghezza della curva, cioè praticamente, poi farò l'esempio, nel caso della circonferenza viene la lunghezza della circonferenza. Anzi, facciamolo subito, va? Se abbiamo x uguale r coseno omega t, y uguale r seno omega t e z uguale 0, allora calcoliamoci x punto è r omega meno seno omega t, y punto è r omega coseno omega t e z punto è uguale a 0. Allora, se si fa l'integrale, allora questo lo cancelliamo. E poi, allora, questa curva io l'avevo definita nell'intervallo 0, 2π greco su omega. Allora, devo fare l'integrale fra 0 e 2π greco su omega della radice quadrata di r quadro, omega quadro, sen quadro, omega t, più r quadro, omega quadro, cos quadro, omega t, e di t. Allora, se era già fatto questo conto, comunque, allora, quasi già fatto, se metto in evidenza
quadro omega quadro, rimane sen quadro omega t più cos quadro omega t che fa 1, quindi viene questa in dt. R omega sono delle costanti, R largo, omega non c'è nessuna difficoltà a supporlo positivo, quindi viene l'integrale fra 0 e 2 pi greco di R, e 2 pi greco su omega di R omega in dt, che fa R omega per la lunghezza dell'intervallo che è 2 pi greco su omega, e voilà, 2 pi greco R. Ma guarda, viene proprio la lunghezza della circonferenza, il diametro per pi greco, il raggio per 2 pi greco. Questo, noi abbiamo preso questa curva, diciamo, con la parametrizzazione del tempo. T è genericamente il tempo. Cosa succede se uno per motivi suoi vuol cambiare parametrizzazione? Cioè vuol prendere un altro parametro. Allora abbiamo la definizione di curve equivalenti. La richiamo brevemente così si... Come avevo promesso, che richiamavo le cose, così forse è più chiaro quello che dirò dopo. Lo spero. Supponiamo di avere due curve, una φ che porta φ in φ di φ da un intervallo AB a un intervallo AB3. E supponiamo di avere un'altra che porta boh, R in CdR da un intervallo CD, cioè un intervallo diverso, in R3. Allora, queste qui sono equivalenti. Diffeomorfismo, poi dico cos'è. Diffeomorfismo vuol dire che una funzione continua e differenziabile con inversa continua e differenziabile. Quindi differenziabile, diffeomorfismo chiamo H. Questo H va da AB in CD. Tale che φ di t è uguale a psi di h di t e psi di r è uguale a φ di h alla meno 1 di r. Poi fa un esempio e mi spiego meglio. Cioè, praticamente questa funzione H fa passare da, qui c'è T, qui c'è R, perché le funzioni φ va, la variabile T da T in R3 e psi va da R in R3. Allora, fa passare da T a R, per cui se al posto di R qui dentro ci metto H di T, mi viene che φ di t è uguale a h di t. Se al posto di φ qui ci metto h alla meno 1 di r, viene la stessa cosa. Mi spiego subito con un esempio che ci serve per definire le nostre quantità cinematiche. Ah, una cosa importante è che si dimostra, è un teorema, che curve equivalenti
e qui va 20, hanno la stessa lunghezza. Cioè praticamente le curve equivalenti sono quasi la stessa cosa, diciamo, vero? Allora facciamo, torniamo alle nostre traiettorie. E chiudiamo questa parentesi antica. Allora, ritorniamo alla nostra circonferenza, che ormai è l'esempio. Allora, x di phi uguale r coseno omega phi, y di phi uguale r seno omega phi, z di phi uguale 0. Questa è la nostra funzione phi di phi. T va da 0 a 2 pi greco su omega. Allora, abbiamo definito lunghezza di phi, l'integrale fra 0 e 2 pi greco su omega di x punto al quadrato, radice quadrata, più y punto al quadrato, più z punto al quadrato in dt. Allora, questa è la lunghezza di tutta la curva, che sarebbe, abbiamo visto, la circonferenza che parte da qui, fa un giro, tutto un giro, e quindi il giro misura la lunghezza della circonferenza, 2 pi greco r. Se io però, invece di fare l'integrale tra 0 e 2 pi greco su omega, faccio l'integrale fra 0 e t, mi fermerò alla lunghezza di un arco corrispondente alla posizione alla posizione in quel t. Allora definisco S di t l'integrale fra 0 e t della radice quadrata, cambio variabile perché sennò si fa confusione, x punto quadro di tau più y punto quadro di tau quadro più z punto quadro di tau in d tau. Cosa sarebbe questa? Questa sarebbe la lunghezza da, nella figura P, a un certo Q, corrispondente al punto T fissato. Calcoliamola! Allora, non sto a calcolarlo, questo integrale viene r omega, si è fatto prima, questa espressione viene r omega perché viene la radice quadrata di r quadro omega quadro e quindi viene r omega. Allora, quando facciamo l'integrale viene r omega t. Quindi questo S di T uguale R omega T, R omega T, mi dà un legame tra il T, che per me è il tempo, e diciamo lo spazio percorso, cioè la lunghezza dell'arco. Ovviamente da questa espressione S uguale a R omega T io posso scrivere T, posso invertirla questa funzione semplice, T è uguale a S fratto R su omega. R su omega. Di conseguenza, al posto di t qui dentro posso mettere s fratto n omega. Quindi ho una nuova parametrizzazione, chiamiamola psi di s, che mi dà
x in funzione di s è uguale a l coseno di, al posto di omega, al posto di phi ci metto s, quindi viene s fratto l omega. Questo va via, questo ora lo solvo. Scrivo quell'altro di me, anzi quell'altra, perché l'ultima r uguale seno di omega, quindi non so, omega s, cioè non baffo, era la semplificazione, ma era l omega, quindi praticamente z uguale 0, z di s uguale 0. Praticamente qui abbiamo che psi di s è x di s uguale a r coseno di s su r, y di s è uguale a r seno di s su r, e z di s è uguale a 0. Dove varia s? S è la lunghezza, per cui varia da 0, appartiene all'intervallo 0 fino alla lunghezza della curva, che è 2 pi greco r. Allora, questa funzione che io ho scritto qui, s uguale r di omega phi e poi l'ho invertita, è il famoso diffeomorfismo H, cioè quello che mi fa passare da s a t e poi l'ho invertito qui semplicemente perché mi è venuto in questo modo, insomma. E ho trovato una parametrizzazione della curva differente, però le curve sono equivalenti, e infatti se voi vi calcolate la lunghezza di questa curva viene 2 pi greco r, però questa è parametrizzata col tempo, t è tempo, questa è parametrizzata con una lunghezza, e questa qui parametrizzata con la lunghezza si chiama parametrizzazione canonica. Qualcuno potrebbe dire, dice, in questo caso viene sempre che si può trovare esplicitamente s in funzione di t e si inverte, ma siamo sicuri che questa cosa vale sempre? Certo che vale sempre, perché noi abbiamo detto, allora questo penso di poterlo cancellare, poi se mi servirà lo riscriverò. Allora, noi abbiamo detto che s di t era definito come l'integrale fra 0 e t della radice quadrata di x punto quadro di tau più y punto quadro di tau più z punto quadro di tau in di tau. Praticamente era definito come integrale fra 0 e t del modulo di v di tau in di tau. Allora, se noi facciamo la derivata s punto di t, per il teorema fondamentale del calcolo integrale viene la funzione dentro è continua, abbiamo detto che tutte le nostre funzioni sono continue, derivabili, anzi derivabili due volte, quindi viene il modulo di v di t, e questo abbiamo supposto da essere diverso da zero. Di conseguenza, essendo la derivata, anzi per essere esatti questa è maggiore di 0 perché è un modulo, quindi sicuramente diverso da 0. Allora, questa funzione, avendo la derivata maggiore di 0, è una funzione strettamente crescente e quindi invertibile, e quindi si può passare dalla funzione s uguale a s di t a t uguale
a TDS, cioè esiste Salamina 1 in generale, nel caso particolare l'abbiamo trovata. Si è detto allora, finita, quasi finita, via la parentesi analitica, però sono strettamente collegate le due cose. Allora, abbiamo visto nell'esempio, ma si può vedere in generale, perché ho detto che questo discorso si può fare per ogni curva, purché il modulo della velocità, quindi il modulo di phi punto praticamente, del vettore phi punto, sia diverso da zero. Allora, si può determinare quello che si chiama un sistema di ascissi curvilinee sulla traiettoria. Allora, supponiamo di avere la nostra traiettoria, l'abbiamo trovata, una certa curva gamma, e fissiamo un'origine, sarà per esempio il punto calcolato nel primo elemento dell'intervallo che definisce la curva, e poi misuriamo S di T. Misuriamo S di T in questo modo. Fissiamo sulla curva quello che si chiama un senso di percorrenza. Questo si chiama verso degli archi crescenti. Allora, S di T si è detto che è il pezzo di curva dall'origine fino a un certo tempo T. Quindi prendiamo un punto sulla curva P di T corrispondente al valore T, questo qua. Allora, se lo prendiamo da O nel verso degli archi crescenti, associamo a questo punto il valore S di T. Se lo prendiamo, chiamiamolo qui, primo di T, dalla parte opposta, ci associamo il valore meno S di T. In questo modo abbiamo stabilito come si stabilisce il sistema di ascisse su una retta per definire le coordinate cartesiane, abbiamo definito sulla curva un sistema di ascisse curvilinee. Dice, e tutto questo a che ci serve? Ecco, eccoci. Allora, si è detto che noi possiamo definire, poi possiamo parametrizzare una curva in vari modi, per esempio con il tempo e con S, che è l'ascissa curvilinea che abbiamo definito ora. Queste curve, per come abbiamo definito due curve equivalenti, sono equivalenti. La parametrizzazione con la S si chiama parametrizzazione canonica. Se si chiama parametrizzazione canonica vuol dire che ha una certa importanza, no? Altrimenti si chiamerebbe parametrizzazione con la S e basta. Allora, noi abbiamo definito V come D'O su DT. Allora, lo scrivo DP su DT per fare prima. Allora, però, se noi cambiamo parametrizzazione, possiamo definire, se noi cambiamo parametrizzazione, cioè abbiamo parametrizzato la curva con la variabile S, con l'ascissa curvilinea, e le due parametrizzazioni sono legate, cioè S funzione di T e si può ricavare T in funzione di S, possiamo scrivere allora per il teorema della derivata della funzione composta che dp su dt è uguale a dp su ds per ds su dt.
Allora, ds su dt s punto p del p su dt. Allora, questo è un numero, perché s è un numero, il vettore è p del p su ds. P del p su ds. Nel p su ds è un vettore. Allora, siccome noi sappiamo che il modulo di v da questa relazione è uguale a modulo di s punto per modulo di dp su ds, e noi sappiamo dalla definizione che abbiamo dato prima che il modulo di v è proprio uguale a s punto, allora è chiaro che il modulo di dp su ds è 1. Quindi questo dp su ds è un versore. Ed è un versore a cui si dà un nome. Dp su ds si chiama versore tangente alla traiettoria alla curva, insomma, dipende se stiamo parlando di un problema di cinematica o un problema analitico, e gli si dà il nome di t. C'è chi lo chiama anche t maiuscolo. Io preferisco questa perché è vero che t si può confondere col tempo, però se sto attenta a metterci il sottosegno si capisce che è un vettore e quindi non può essere il tempo. Questa t può essere altre cose e quindi preferisco non usare la lettera maiuscola. Quindi cosa abbiamo trovato? Ah, tra l'altro, se voi fate dp su ds con il limite del rapporto incrementale e fate la figura, vi viene proprio che effettivamente sulla traiettoria vi viene proprio che dp su ds è diretto tangenzialmente alla curva, è diretto nel verso degli archi crescenti. Faccio una brutta figura, no, brutta figura spero di no, ma insomma la figura brutta. Se io faccio questo è P di S, questo è P di S più delta S, e se io faccio P di S più delta S meno P di S fratto delta S e poi faccio il limite per delta S che tende a 0, mi viene effettivamente dp su ds la derivata. Ed è per lo stesso giochetto, insomma, che si fa con le funzioni, è diretto tangenzialmente. Allora, si chiama t. Allora, questo vettore si chiama t, quindi noi abbiamo che la velocità si può scrivere come v uguale a s punto per t. Notate che questa, diciamo, è una notazione abbastanza espressiva, perché t è un versore tangente e s è lo spazio, quindi praticamente v effettivamente da qui si vede che è la derivata dello spazio diretta tangenzialmente, mentre facendo le derivate questo si vedeva meno. Ecco, se vogliamo calcolare l'accelerazione dobbiamo fare la derivata di v rispetto al tempo. Allora, quindi dobbiamo derivare rispetto al tempo questa espressione qui. Allora, per quanto riguarda la derivata rispetto al tempo, allora, questo è un prodotto di uno vettore per uno scalare. La derivata di questo prodotto, si dimostra, è uguale alla derivata del prodotto tra due funzioni, cioè la derivata del primo per il secondo più il primo non derivato per la derivata del secondo. Quindi abbiamo derivata del primo, le scrivo via, derivata del secondo rispetto a t, per t, più
S punto per derivata di T rispetto a T. Uguale. Allora, la derivata di S punto rispetto a T è S due punti, perché una funzione rispetto a T, quindi derivata due volte. Più S punto, allora qui facciamo come prima, scriviamo la derivata rispetto a T come la derivata rispetto a S per la derivata di S rispetto a T. Allora viene S due punti T più S punto. La derivata di S rispetto a T fa ancora S punto, quindi viene S punto quadro per la derivata di T rispetto a S. Questo è un altro vettore. S punto, come ho detto prima, e anche S due punti sono numeri. Allora, chi è e come è messo del T su DS? Allora, noi sappiamo che T è un versore. Quindi T scalare T fa 1. Se deriviamo questa espressione rispetto a S, deriviamo questa rispetto a S, cosa viene? Viene la derivata del prodotto scalare, si comporta come la derivata del prodotto delle funzioni. Quindi viene dt su ds scalare t più t scalare dt su ds uguale alla derivata di 1 che è 0, che è una costante. Quindi abbiamo, allora questo non serve più, questo non serve più. Questo serve, ma si scrive qui. Allora, quindi qui abbiamo che due volte, perché il prodotto scalare è commutativo, quindi due volte dt su ds scalare t è uguale a 0. Allora, 2 sicuramente non è uguale a 0, quindi dt su ds scalare t è uguale a 0. Quindi significa che T è ortogonale a dt su ds. Quindi dt su ds è ortogonale a T, insomma. Allora, non abbiamo nessun indizio di pensare che dt su ds sia un versore. Prima abbiamo fatto il calcolo rapidamente e abbiamo visto che T è un versore. Dt su ds non lo sappiamo, per l'unica cosa che sappiamo è che è ortogonale a s. Allora scriviamo che dt su ds è C per n, dove n è versore normale a T, ortogonale, C, numero C, che sarebbe praticamente il modulo di T su DS, si chiama curvatura della curva. E ci dice quanto la curva è curva. Cioè, è un gioco di parole, ma ora vedremo che nel caso della curva sia una retta viene 0. Comunque, ora intanto completiamo la nostra espressione dell'accelerazione, che veniva S punto quadro per dt su ds, quindi C per n. Allora, quindi abbiamo scritto V e A in funzione di due vettori, di due versori che sono intrinsecamente legati alla traiettoria percorsa dal punto. Infatti T
n e t vettore n, che si chiama b e si chiama versore b normale, si chiamano riferimento intrinseco. Intrinseco a che? Intrinseco alla curva, intrinseco alla traiettoria. Oppure si dice anche che T, N e B sono il triedro principale della curva, della traiettoria, insomma, quello che volete. Allora, vi ricordo allora che T è la derivata di P rispetto a S, cioè tutto è parametrizzato secondo S. N è il versore normale alla curva e T vettore N è la B normale. Quindi abbiamo trovato le espressioni della velocità e dell'accelerazione secondo il triedro principale. Allora, scriviamola qui: A uguale a S due punti T più S punto quadro C per N. Allora, come potete vedere, non è esattamente l'accelerazione e la derivata di V, perché c'è un pezzo in più, ma questo è diciamo, è ovvio. Ci si può aspettare perché questo sistema di riferimento è mobile, perché varia da punto a punto della curva. E abbiamo che l'accelerazione ha una componente tangente e una componente normale. Allora, c'è da dire un'altra cosa, che Tn generano un piano. Che si chiama piano osculatore, piano osculatore della curva. È una notazione molto romantica, perché osculor vuol dire baciare in latino, quindi è il piano che bacia la curva in quel momento, cioè è il piano in cui la curva sta in quel punto, perché non è detto, io ho fatto esempi di curve piane per semplicità, però la curva potrebbe essere per esempio un'elica e quindi non essere una curva piana, o comunque un altro tipo di curva che sta in R3. Quindi Tn sono i generatori del piano osculatore. Quindi abbiamo la proiezione, diciamo, sul piano osculatore della velocità e dell'accelerazione. L'accelerazione ha due componenti, una tangente alla traiettoria e una normale. Se per caso il moto è uniforme, moto uniforme vuol dire che il modulo di V è costante. Ricordiamoci che il modulo di V è S punto. Quindi S punto, questo è il modulo di V, è costante. Allora, se il moto è uniforme, se S punto è costante, S due punti è uguale a 0. E quindi questo pezzo non c'è. Quindi nei moti uniformi l'accelerazione è non solo normale. Quindi nei moti uniformi V è diretto secondo T, A è diretto solo secondo N, V è ortogonale ad A. Se poi la curvatura è 0, se C uguale 0, allora A
è uguale a 0. Viceversa, se A uguale a 0, viene che S2 punto uguale a 0 e quindi moto uniforme. E che c'è uguale a 0? Moto rettilineo. Quindi l'unico caso in cui l'accelerazione è 0 è il moto rettilineo uniforme. Viceversa, nel moto rettilineo uniforme l'accelerazione è 0. Oh, io ho detto qui che la curvatura era 0 nel caso della retta. Calcoliamocela così. Calcoliamo la curvatura di una retta. Per semplicità prendiamo una retta così. Questa è l'asse X, questa è l'asse Y, questa è l'ordinata Y0, quindi è una retta orizzontale. Allora, come si può parametrizzare questa retta? X uguale a S, Y è sempre uguale a Y0. Poi vabbè, Z uguale a 0, ma insomma questo non si può mettere nel piano che ci pare. Allora, se calcoliamo dp su ds, dp su ds, allora dobbiamo fare x primo rispetto a s che fa 1, y primo rispetto a s che fa 0, perché questa è una costante, z primo rispetto a s che fa 0. Quindi il nostro dp su ds è il versore dell'asse x. Quando andiamo a fare, quindi t è i, quando andiamo a fare dt su ds, viene 0 perché qui l's non c'è. Di conseguenza il modulo di questo vettore è 0. Di conseguenza la curvatura di una retta è 0. E cosa vi volevate aspettare? È una retta e quindi non curva. Vediamo un caso un po' più complicato, anche se è semplice. Allora, intanto volevo dire una cosa. Ho parlato di curvatura e si è visto che nel caso di una retta la curvatura è 0, però la curvatura si può dimostrare che c è uguale a 1 su ρ e ρ si chiama raggio di curvatura. Che vuol dire raggio di curvatura? ρ è il raggio della circonferenza oscuratrice. Ci sono un sacco di basi, sono molto affettuoso. Cioè la circonferenza che in quel punto, cioè nel punto che stiamo considerando, approssima meglio la curva. È ovvio che della retta io ho calcolato la curvatura e veniva a 0. Si può anche dire che nel caso della retta il raggio di curvatura è infinito, è come se noi avessimo una gigantesca circonferenza e nel pezzettino che consideriamo è praticamente quasi rettilineo.